ci stesse una struttura paradisiaca. Nella sede della RAI in via dei Amici a Pescara, i familiari delle vittime di Rigopiano presenti con occhi lucidi perché proprio in quello studio a vetro, come è stato definito dal direttore della RAI TG Regione Abruzzo, Paolo Pacitti, è stata sollecitata la strada per la verità. È stato presentato un podcast che dalla mezzanotte di oggi sarà possibile ascoltare su RAI Play Sound, tre appuntamenti che raccontano una delle più grandi tragedie italiane, 29 le vite spezzate via dalla valanga di neve che travolse l'hotel il 18 gennaio del 2017. I fatti, i primi soccorsi, fino ad arrivare all'inchiesta. E dopo sei lunghi anni, oggi si può parlare di una sentenza a vista. È stata una bellissima esperienza cercare di raccontare questa vicenda in un modo diverso. Avevamo 120 servizi, li abbiamo ascoltati tutti, abbiamo trovato quali erano le parti più significative ma anche quelle più emozionalmente utili a una narrazione. È venuto fuori un bel prodotto che aveva tutte le caratteristiche, che ha tutte le caratteristiche per raccontare quella che è stata la storia di Rigopiano con gli occhi e con le telecamere o i microfoni della testata giornalistica regionale. Verità fattuale, verità processuale, che peso hanno avuto nelle inchieste quegli interrogativi sollevati dai giornalisti? Tante le questioni che sono state poi riprese anche nella terza perizia. Il caso D'Angelo che nasce all'interno del lavoro giornalistico della TGR ha determinato l'inchiesta bis. Ecco, nel podcast raccontiamo com'è nato. Tutta l'aspetto per esempio sui soccorsi, sul mancato utilizzo degli elicotteri, raccontiamo come è nata l'idea di approfondire quell'aspetto. Il podcast, un'occasione di narrazione che completa il quadro anche delle emozioni di chi dietro a una telecamera ha vissuto quei momenti. La percezione della tragedia, della catastrofe, del dolore, dell'ineluttabilità che poi andremo a ben vedere, io l'ho avuta con quei 5 metri di neve sotto a Rigopiano, e questa è nella mia esperienza oramai lunga giornalistica, è una cosa che avrà sempre un posto tutto suo.